primula. Hai fatto lo stesso ragionamento, immagino, sì. Di Paola. Io. Tutte e due avete opzionato come risposta primula. Per 20.000 euro la risposta esatta è calendula. Calende greche. Domanda che viene bruciata, 20.000 euro che non vanno a nessuno. Partiamo adesso per la seconda domanda del valore di 20.000 euro con Ennio. Attenzione Ennio, perché tu non puoi sbagliare. Domanda numero 2. Quante sono le regioni italiane che confinano via terra almeno con un altro stato? Ripeto la domanda. Quante sono le regioni italiane che confinano via terra almeno con un altro stato? 7, 8, 9 o 10? Silenzio. In silenzio dovrà Ennio riflettere entro 15 secondi e opzionare la sua risposta. Stavo contando. Stavi contando nel frattempo, eh? Sì, però poi c'è da pensare anche il fatto che, per esempio, Città del Vaticano, San Marino, conta, no? Ce lo dirà dopo Santucci. Io la sparo, dico 8. 8. Anche in questo caso avete dato la stessa risposta. Quindi se la risposta esatta è 8, 20.000 euro ve li dividete. Santucci ha fatto una domanda lecita, Paola. Città del Vaticano, San Marino. Certo, sono stati e quindi contano. Vengono, esatto. Eh sì. E 8 ne hanno contati loro? Beh, noi abbiamo... Proviamo a vederli, sì. Quindi Liguria con la Francia, sì. Il Piemonte con la Francia e con la Svizzera, sì. La Valle d'Aosta pure con la Francia e con la Svizzera, siamo a 3. Lombardia con la Svizzera, Trentino Alto Adige, vado avanti Veneto, Friuli Venezia Giulia e questi qua sono quelli del nord. Sì. A cui si aggiungono l'Emilia Romagna che confina con San Marino, le Marche, e quindi questa è la nona che confina con San Marino, e il Lazio con la Città del Vaticano. Quindi la risposta esatta è 10. 10, ai ai ai, Ennio e Paola. La seconda domanda viene bruciata, 20.000 euro che non vanno da nessuno. Il problema è perenne perché Paola è tranquilla finché le cose vanno così, avendo 100.000 euro ed essendo in vantaggio. Torniamo a Paola, domanda numero 3, il monte premisale, questa vale 30.000 euro, avete un ci provo tutti e due, giustamente Ennio aspetta a giocarselo. Paola, all'inizio dell'Iliade, Omero accenna all'ira funesta di Achille. Chi l'aveva fatto tanto arrabbiare? Per caso Patroclo, oppure Ettore, Agamennone o Elena? Ok, devo dire veloce nella risposta, da casa hanno visto, vedono cosa ha opzionato come risposta Paola, mentre Ennio può commentare. Agamennone. Agamennone. State andando di pari passo, per la terza volta tutti e due avete dato la stessa risposta, ma questa volta la risposta è esatta. Bene. È una magra consolazione per Ennio, perché anche se Ennio sale a 35.000 euro, Paola sale a 115.000 euro e mi sa che deve sperare nei 50.000 probabilmente con un ci provo. Andiamo avanti, siamo alla domanda numero 4, sempre del valore di 30.000 euro, questa volta iniziamo da Ennio. Durante il sacco di Milano, quale sacra reliquia trafugarono i soldati di Federico Barbarossa? Il velo della Madonna, le chiavi di San Pietro, il sudario di Gesù o le ossa dei Re Magi? Veloce, Ennio ha dato la sua risposta. Credo che se ne sia parlato anche abbastanza di recente. Puoi commentare invece, Paola? Io no, non lo so. Quindi, che dire? Del sudario... Boh, ho letto pure un libro di recente che parla, però non mi sembra di ricordare questa cosa. E io direi... a Milano. Boh. Io direi, boh, provo, le chiavi di San Pietro. Le chiavi di San Pietro. Questa volta avete dato due risposte differenti, la casa ovviamente seguono di pari passo il gioco, Ennio ha opzionato il velo della Madonna e Paola appunto le chiavi di San Pietro.
La risposta vale 30.000 euro e la risposta esatta è le ossa dei re magi. Ai ai ai. Ai ai ai, soprattutto per Ennio, perché rimane a 35.000 euro, Paola a 115.000 euro. Ora mancano due domande che hanno un valore alto, 50.000 euro. Ed Ennio può giocarsi in una delle due la possibilità, come dire, del ci provo, quindi escludere Paola dalla risposta e portare l'intera somma ovviamente a casa. Vediamo. Ennio, attenzione, penultima domanda, devi tentare il tutto e per tutto, penultima domanda che vale 50.000 euro. Leggiamo. Quale personaggio storico in fuga fu riconosciuto dall'effigie del suo volto sulle monete e quindi arrestato? Zar Nicola II, Napoleone, Luigi XVI o Mussolini? Paola, chiedo scusa, Paola, sì, Paola non può ovviamente commentare, in silenzio. Ha dato la sua risposta. Da casa ovviamente provate a giocare con noi, vediamo se siete d'accordo con la risposta di Paola, non lo possiamo dire perché Ennio non lo deve sapere se non dopo aver dato la sua. In fuga sono stati tutti i personaggi, però direi arrestato. È importante questa risposta per te, Ennio. Credo arrestato e poi processato. Fu riconosciuto dall'effigie del Luigi XVI. Luigi XVI. Anche in questo dato avete dato una risposta diversa uno dall'altro, che è buono per Ennio. Luigi XVI la sua risposta, Napoleone Paola. E uno dei due ha dato la risposta esatta. Se la risposta esatta l'ha data Paola, per Ennio non ci sono più chance, se no può sperare ancora. La risposta esatta è Luigi XVI, esatto. Attenzione, attenzione, giustamente tocca a Ennio e l'ultima domanda vale 50.000 euro e giustamente tenta il tutto e per tutto, ci prova. Cosa succede? Adesso io leggo una domanda, Ennio ha diritto a rispondere per primo. Lui con il ci provo esclude Paola, quindi Paola non può rispondere, risponde solo Ennio. Se Ennio dà la risposta esatta, si porta 50.000 euro che sommati a 85.000 euro lo farebbero diventare campione per la seconda sera con una rimonta, devo dire, molto bella. In caso di risposta errata, 50.000 euro vanno a Paola e va con una gran bella somma, naturalmente, alla ghigliottina. Ennio, silenzio in studio. Vale il titolo questa domanda e soprattutto vale 50.000 euro. Leggiamo. Nel film Castaway, non so se tu l'hai visto. Sì. Ok. Chi era Wilson, l'unica compagnia di Tom Hanks sull'isola deserta? Aspetta, lo so che non stai nella pelle, ma aspetta. Un delfino, un pallone, un indigeno, una scimmietta. Un pallone, vedi a vedere i film? Pallone la risposta esatta, come dire, o l'hai visto o non l'hai visto. Incredibile, ragazzi, incredibile! Incredibile, per la seconda sera consecutiva Ennio da 20.000 riesce a recuperare. E con 135.000 euro si conferma campione, bravo Ennio. Paola, grazie per essere stata con noi, naturalmente sei stata eliminata, titoli del televisione.